Risate e gelosia, amore ed equivoci in un'allegra commedia sentimentale all'americana. Donne, vi insegno come si seduce un uomo. Cinque interpreti, uno più famoso dell'altro, per una storia tutta da gustare. Tony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda, Lauren Bacall e Mel Ferrer vi attendono in questo nuovo grande film di Canale 5. Buonasera. Le Brigate Rosse intenderebbero approfittare della situazione precaria del dopo terremoto per penetrare più proficuamente al sud. Questo è quanto ritengono gli esperti dopo aver letto il terzo comunicato emesso dalla organizzazione terroristica per rivendicare il sequestro dell'esponente democristiano Ciro Cirillo, rapito ieri nei pressi di Napoli. Intanto, per coordinare le indagini sul rapimento di Cirillo e la uccisione del brigadiere Carbone e del dipendente della regione Cancello, è stato inviato a Napoli il direttore della UCIGOS, De Francisci. Quanto alle indagini, si sa che gli investigatori, oltre che la pista del sequestro terroristico, seguono anche quella che porta agli atti camorristici. Stamane intanto è stato ritrovato abbandonato in Corso Italia ad Ercolano il furgone che si ritiene sia stato usato dai sequestratori. Sul furgone è stata trovata una parrucca bionda. Il furgone, un Fiat 238, aveva i finestrini schermati dall'interno con carta adesiva bianca. È ripresa oggi l'attività del governo dopo il congresso socialista conclusosi domenica a Palermo. Il presidente del Consiglio si è incontrato con i ministri Manca e De Michelis per decidere la linea del governo in vista dell'incontro con i sindacati CGIL, CISL e UIL in programma per il 6 maggio prossimo. Forlani si è poi preoccupato della normativa che dovrà riformare la presidenza del Consiglio per dare più funzionalità all'esecutivo. La fine del congresso socialista e le polemiche sorte con il Partito Repubblicano sulla fedeltà al governo Forlani hanno trovato una risposta oggi nel documento emesso dalla direzione repubblicana. L'assise del Partito Repubblicano ha ribadito la coerenza con cui il partito si è mosso nei mesi passati. Ha demandato al prossimo congresso nazionale la messa a punto della linea politica repubblicana per i prossimi mesi, sulla linea delle decisioni adottate dalla direzione nel marzo scorso, e ha confermato che quando il Partito Repubblicano dovesse verificare inadempienze programmatiche del governo, si dissocierebbe dall'attuale maggioranza governativa senza bisogno delle interferenze socialiste o di qualsiasi altro partito. Luciano Lama ha tentato questa mattina, nel corso del direttivo della CGIL, di offrire una mediazione per il recupero della unità sindacale messa in forze dalle recenti divergenze sulla scala mobile. Lama ha proposto un nuovo scadenziario alla CISL e alla UIL, una riunione della segreteria unitaria per il 1 maggio, l'incontro con il governo per il 6 maggio e una riunione del direttivo unitario in data successiva per aprire le consultazioni con la base operaia sul problema della revisione della scala mobile e infine incontri con i partiti prima della riunione con Forlani e i suoi ministri. Alle 15.02, con l'atterraggio dell'aereo a Ciampino, è iniziata la visita ufficiale in Italia dei sovrani spagnoli Juan Carlos e Sofia, in restituzione della visita in Spagna fatta la primavera scorsa dal capo dello Stato Sandro Pertini. Ad accogliergli c'era il ministro degli esteri Emilio Colombo, che tratterà con il suo collega spagnolo del prossimo ingresso nella CEE e nella NATO della Spagna. Juan Carlos e la moglie saranno ospiti in Quirinale. La rivolta nel supercarcere di Fossombrone
teatro ieri del sequestro di 12 agenti, sarebbe stata una scusa per procedere alla uccisione di Giovanni Ghisena. Ora si attende l'autopsia sull'ucciso per saperne di più. Nel supercarcere, intanto, per ordine del ministro di giustizia Sarti, sono stati sospesi i colloqui tra detenuti e parenti. Marco Fagiano, di prima linea, detenuto nel supercarcere, ha emesso una dichiarazione in cui si dissocia dall'assassinio del Ghisena, che dovrebbe essere stato compiuto da detenuti camorristi. Gravi disagi per gli utenti di tutte le grosse città italiane per lo sciopero degli autoferrotranvieri della CGIL, CISL e UIL. Nuovi scioperi si avranno il prossimo 30 aprile e poi nei giorni 5, 8, 12 e 14 maggio. I finalisti del ballottaggio per la presidenza francese, Giscard e Mitterrand, lanciano i loro appelli a quei 20 milioni di francesi che domenica scorsa, votando per Chirac o Marchais e per gli altri finalisti fuori gioco o astenendosi, hanno impedito loro di superare il 30% dei suffragi. Nella corsa all'Eliseo saranno questi 20 milioni di francesi a determinare la vittoria del presidente in carica o del leader del più grosso partito di opposizione. Il leader comunista Georges Marchais, intanto, ha invitato i suoi elettori a sostenere il candidato socialista Mitterrand. Si attendono per la serata i nuovi capitolati di collaborazione tra Libia e Unione Sovietica, frutto della visita di due giorni in URSS del leader libico Gheddafi. Si ritiene che scopo principale del viaggio a Mosca del colonnello libico sia quello di rinsaldare i legami tra le autorità del Cremlino e i paesi arabi del fronte della fermezza in funzione anti-americana. Sono stati identificati i terroristi che ieri davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita a Roma in via Pergolesi hanno aggredito agenti di polizia disarmandoli ed impossessandosi delle loro armi di ordinanza. Si tratta dei neofascisti Francesca Mambro e Giorgio Vale, implicati nella strage di Bologna. Il terzo giovane, che era in attesa dei due terroristi a bordo di un'auto, sarebbe Giorgio Gilberto Cavallini. L'identificazione dei tre presunti terroristi è stata fatta dagli stessi agenti aggrediti. I tre sono attivamente ricercati. Nuovo record della valuta statunitense oggi sui mercati italiani. Il dollaro, con un balzo in avanti di 5 lire, ha superato il tetto delle 1089 lire ed è stato quotato in chiusura dei cambi a 1090 lire. E concludiamo con le notizie locali. Sempre sostenutissima l'affluenza di pubblico ad Euroflora 81. Nugoli di studenti con gli insegnanti al mattino invadono letteralmente i padiglioni e persone di ogni ceto ed età percorrono ammirati i viali ed ogni spazio dell'esposizione. È rientrata all'Italsider la minaccia della cassa integrazione per alcune centinaia di operai, decisa dalla direzione aziendale in seguito allo sciopero degli autotrasportatori. Questa mattina, nel corso di un incontro tra i rappresentanti dell'Italsider e dei camionisti, è stato raggiunto un accordo. La società si è impegnata a pagare entro il mese 300 dei 500.